Bella, sono state notate da molti. Diciamo che un film si può guardare con più vari tipi di occhi, si può dire, no? In qualche modo, quindi con l'occhio più, più semplice, quindi guardando semplicemente la trama o puntualizzando qualche aspetto, oppure andando nel profondo, quindi trovando tutte le varie citazioni che sono nascoste, eccetera. La realizzazione del film, girare a Napoli, com'è stato? Scene con pistole, con... No, a Napoli alla fine pistole non ne sono state tirate fuori, e mi sembra che sia stata una cosa abbastanza... Con la decisione della produzione. Però comunque... Una ce n'era di pistole. Una per tutti. Sì, vabbè. Comunque c'è da stare un po' attenti, è stata abbastanza dura per noi perché... bisogna un po' viverci a Napoli per sapersi muovere e girare con una telecamera così per strada e insomma ti senti un po' gli occhi puntati addosso. E poi avete già dei baci. 5 euro. Senti, ma quanto ha ricavato questo film? Si può sapere oppure è ancora un mistero? Ma io quanto ha ricavato di preciso non lo so, però comunque un po' è stato incassato. Anche perché aspettate i proventi del DVD per fare il conteggio finale, giustamente. Ma poi logicamente ci sono, non è che... Quando abbiamo girato le cinema abbiamo affittato le sale, quindi non è che i guadagni così netti. Ma ce la faremo. Ma, Rosina, una domanda a te. Quanti sono questi giovani che si stanno muovendo e stanno cercando di farsi spazio? Cioè, ci dai una speranza? Sì, no, io sono abbastanza ottimista, nel senso che anche nel libro si critica un po' una certa passività dei giovani, però si intravede comunque una voglia di emergere, ma anche una capacità di fondo, insomma, una sostanza di quel capitale umano che c'è. Tant'è che quando un giovane italiano va all'estero, magari il 50% in più, viene valorizzato, si trova bene, perché comunque si investe molto su di lui. Quindi all'estero riconoscono il valore. Nel senso, vuol dire che il valore c'è, solo che il problema è che per trovarlo si fa fatica in Italia. Cioè si fa, in realtà poi nelle strade si trova, non è che ci si impiega più tempo, si fa molta più fatica, anche quando uno ha una bella idea, che può essere un film, ma può essere qualsiasi altro tipo, un'innovazione, eccetera, negli altri paesi, i più avanzati, più dinamici, ti danno credito, ti danno aiuto, ti investono, perché l'idea di per sé è un'idea che vale la pena finanziare. In Italia invece si fa molto più fatica, quindi vuol dire che anche chi ha le idee, o va all'estero o magari deve fare veramente, ci vuole un sovrappiù di determinazione, di voglia di emergere, che però c'è. E questo quindi è l'aspetto positivo. È chiaro che poi si registra una serie di ostacoli che vanno comunque in qualche modo superati e che richiedono però un superamento del conflitto generazionale. Ed è questo che ancora manca. Cioè c'è una voglia di superarlo, c'è un aumento della consapevolezza che riguarda sia i giovani stessi ma anche la generazione di cinquantenni e sessantenni, che non se ne rendono conto che la situazione è così non va. Però è come se tutti fossimo sospesi, bloccati, no? C'è una bellissima scena dell'angelo sterminatore di Buñuel, per fare delle citazioni cinematografiche, dove tutti sono in qualche modo sospesi, bloccati in maniera incomprensibile, cioè tutti sanno qual è la strada, tutti sanno che bisognerebbe fare così, eppure nessuno si muove e nessuno esce da quella situazione, esce dalla stanza, esce da quella situazione sapendo che comunque è come se ci fosse un filo invisibile che si tiene con te, però appunto le potenzialità ci sono. Io però credo che dopo una fase in cui si è rimasti un po' bloccati, come se fosse una scena di Tarantino, adesso non mi ricordo come si chiama, una scena in cui sono in tre, una cosa messicana, non so adesso dove, gli esperti, come si chiama? Lo stallo alla messicana, è come se ci fossero tre generazioni, quella di nonni, quella che comunque hanno bisogno della pensione e vogliono comunque tenersi fermi, hanno lavorato tanto, sono rimboccati le maniche nella fase della ricostruzione, eccetera. C'è la fase dei loro figli, c'è la generazione dei loro figli, che sono quelli invece che insomma sono messi sotto accusa, perché insomma hanno ereditato quel corpo, sono cresciuti in una fase positiva, crescente, eccetera, hanno avuto molta possibilità di mobilità sociale, ma poi hanno più intascato che invece finanziato la crescita del paese. Questa è un po' la critica. E poi c'è la generazione dei trentenni, dei figli e così via. E è come se ci fosse uno stallo, perché ognuno vuole tenere la propria posizione e cercare quindi di uscirne, però non perdendo troppo questa posizione, questa situazione. Perché è come se ci fosse una collaborazione che vale all'interno della famiglia, cioè all'interno delle mura domestiche, cioè
all'individuale, di collaborazione, di aiuto c'è, ovviamente c'è, e forse c'è maggiormente anche rispetto agli altri paesi, però a livello sociale non c'è. Cioè a livello macro non c'è, a livello generazionale non c'è. Questo poi sono molti dati anche nel libro, insomma, che li fanno vedere, però è la situazione che i giovani come sperimentano, che li vede sostanzialmente tutto. Però, ripeto, c'è una voglia di uscire. C'è anche un capitale sociale umano molto consistente che si vede poi per i giovani che vanno all'estero, che si vede poi che i giovani che riescono comunque a trovare la propria strada anche in Italia, eccetera. Ripeto, però con maggiore difficoltà. Però appunto le difficoltà a volte questo non genere. Questo vuol dire anche forse che chi ha una generazione che si trova adesso in difficoltà, che però ha la determinazione giusta, che però ha anche la creatività giusta, che sa trovare anche, ripeto, nuovi punti di riferimento, perché bisogna, ripeto, la questione importante è il grande cambiamento che c'è in corso. Quindi quando c'è una fase di grande cambiamento si crea per forza di cose un conflitto generazionale, cioè tra chi è vissuto in un certo contesto e chi vive in un contesto che è completamente cambiato, che si trova con sfide diverse, che si trova con problematiche diverse, che deve dare risposte diverse e gli strumenti che ha ereditato dalle generazioni precedenti non servono. È come se si trovasse con una mappa che in parte è falsata, ma in parte è anche obsoleta e quindi non riesce più a essere utile per leggere il cambiamento, per orientarsi, eccetera. Questo vuol dire che i giovani, le nuove generazioni, non si trovano solo con più ostacoli, ma si trovano anche col doversi inventare una società nuova, cioè a dover metterci un surplus anche di creatività, quindi di determinazione per superare gli ostacoli, ma anche di determinazione, di creatività, di innovazione per capire qual è la strada giusta. Perché non basta dire che la strada dei padri è sbagliata. Qui c'è un'altra citazione cinematografica che è quella di Fiume Rosso di Howard Hawks, che è fondamentale. È bello questo incontro, questo parallelo continuo tra il film e il libro. No, ricordiamo il libro non è un paese per giovani, che è edito da Marsili Editori. Sì, no, non so se ricordate il film Fiume Rosso, che è un classico di americano, e fa capire come gli americani risolvono la questione del conflitto generazionale e del cambiamento. E lo fanno anche con un conflitto che può diventare anche forte, che può veramente mettere in contestazione le scelte delle generazioni precedenti. Perché qui c'è John Wayne, sostanzialmente, incarna la generazione più vecchia, che in qualche modo ha in mente vecchie soluzioni per nuovi problemi e si intestardisce per dare vecchie risposte a nuovi problemi. E c'è la generazione invece del figlio, che è giovane, che si rende conto che quella risposta lì è sbagliata. Però per trovare una nuova strada, deve prima inventarsi la nuova strada, cioè capire qual è la soluzione giusta, perché non basta contestare quella sbagliata, ma poi anche deve farla capire a chi ha il potere, cioè al padre, perché la madre è quella del padre, l'ha sempre guidata a lui, se l'è tirata su lui, si è imboccata le maniche lui, l'ha ingrandita lui. Però se la risposta è quella del padre e il figlio lo capisce, si va verso la distruzione, cioè si va a attraversare un deserto che porterà allo sterminio della madre. E quindi proprio per salvare quello che il padre ha fatto, deve contestare la soluzione che lui vuole dare in quel momento, perché i tempi sono cambiati. È arrivata la ferrovia ad Abilene e quindi la nuova soluzione è quella di andare ad Abilene, perché è lì che il percorso consente sia di salvare un bel po' della Mantia, sia di trovare poi la possibilità di vendere ad alto livello, perché la ferrovia ha cambiato un po' tutta la geografia, anche economica del mercato, eccetera. Ecco, poi quindi deve contestare il padre, lo fa anche violentemente, prende il potere sostanzialmente, perché c'è questa mano che deve attraversare questo deserto, ci sono i mandriani e i cowboy, lui riesce a convincere i cowboy e i mandriani che la soluzione del padre è sbagliata, li convince, mette in minoranza il padre non vuole saperne e quindi riesce a esautorarlo e a mandarlo via sostanzialmente, e c'è proprio un conflitto anche fisico forte. Di notte quindi si prende la madre, la porta via, arriva da Binei e la vende bene e riesce a fare un bel po' di soldi e scopre che la soluzione è quella giusta. Poi alla fine arriva il padre che vuole scontrarsi col figlio, perché assolutamente vuole vendicarsi, perché è inaccettabile che il figlio si sia ribellato così al padre, però alla fine capisce invece che la soluzione era quella giusta. Però per evitare una catastrofe, ovviamente l'Italia non è davanti alla catastrofe, però per capire che i tempi sono cambiati, che ci vogliono soluzioni nuove, ci vogliono anche nuovi occhi per vedere la realtà.